Buongiornissimo, Gasper. Gas, cosa fai? Bimbe, che giorno è oggi? Che giorno è oggi, bimbotte mie? Bimbotte mie, si parte. È il giorno della partenza, amore, amore. È il giorno della partenza. Tata, ciao. Ma sei contenta? Si parte oggi, amore mio. E domani qualcuno compie l'onomastico, Santa Anastasia, domani. Cosa? Lo so, amore. Adesso alziamoci così, andiamo a scuola, poi finisce questa giornata e si parte, ok? Dai. Vane? Ti ho visto, sai, prima. Ti ho visto, sai, prima che ti sei mossa, poi sono arrivata io e hai fatto finta di dormire. Andiamo? Dai, bimbe! Chi si alza per primo? Questa bimba si è riaddormentata, amore. Dai, andiamo, Vane. Cominciamo io e te stamattina. Facciamo una cosa diversa. Ti alzi tu? Eh? Per la prima volta in quanti mesi? Tanti. Dai, vieni. Buona scuola. Ci vediamo alle 4:30. Spero di riuscire a fare tutto quello che devo fare per poter partire oggi e dormire a Savona, altrimenti si parte domani mattina e si va direttamente sulla nave, che io lo trovo anche molto più eccitante. Allora, buona scuola anche a te. Tu oggi vai a fare un giro al castello in centro, quindi una giornata anche più leggera e più bella. E certo, e ci vediamo alle 4:30. Ragazzi, siamo usciti da scuola, siamo di fronte a casa, finiamo di fare le ultime valigie e poi andiamo. Beh, ci siamo? Ma guardate un po'. Siete contente? Sì. Stiamo per partire, un po' tardino. Sì, stasera... Adesso le tagliamo. Stasera andiamo a dormire a Savona e domani mattina si sale sulla nave da crociera. Siete curiose? Ce l'abbiamo proprio, cioè tipo, facciamo qua c'è la nave e qua c'è la barca. Siete curiose? Sì. Così perché voi non avete mai visto niente di più bello fino ad ora, eh? Io no. Tu no, tu sì, ma eri piccina, non ti io ricordi nulla. Io lì bianco, io giallo. Ma dentro? Adesso magari ragazze saliamo in macchina. L'hanno cambiato adesso. Magari non gli piace. No, è un'altra, un'altra nave questa, non è la stessa che ho preso nel 2016. Questa è nata nel 2019. Stai camminando sulla valigia? Tu avevi 2 anni, ancora 3 non li avevi compiuti, amore. Anzi, avevi da poco compiuti 2. Va bene, ci vediamo in macchina. Ciao ciao. Siamo partiti e siamo ufficialmente in... vacanza! Yeah! Vanessina, fatti un bel riposino, ok? Se hai bisogno io ho portato dei sacchetti, eh? Tu stai cantando? Dai, tra un pochino, siamo appena partiti, arriviamo a Savona e sorpresa per i nostri cucciolini, la casa dove alloggiamo stasera è bellissima! È vero, amore, domani è Santa Anastasia. Siamo arrivati a Savona. Siamo venuti subito a mangiare qualcosina perché stiamo morendo di fame, sono quasi le 10 se non le 10 e siamo venuti all'Old Wild West. Adesso Anastasia fai un bel disegnino, mangiamo e andiamo a far vedere la nostra casetta, non la nostra ma quella in cui alloggiamo, va bene? Siete stanche? Un pochino, da domani ci riposiamo. Bimbe, siamo tornate a casa, è molto tardi, siamo molto stanche. Allora andiamo a dormire e ci vediamo domani con... un super compleanno e un super onomastico e con l'entrata nella super nave Costa Smeralda. Buonanotte e a domani. Notte. Notte. Bimbe. Buongiorno. Ragazzi, tra pochissimo vedrete la nave. Dimmi una cosa. Dimmi, amore. Oggi è l'onomastico. Sì, amore, auguri! Oggi è Santa Anastasia! Auguri, amore! È il compleanno del mio papà. Sì, esatto. Allora, ascoltatemi un attimo. Papà non sa niente, ma stasera a cena sulla nave arriverà una torta per lui, dedicata a lui. Per me? Anche. non volevo svelartelo. Sì, no, ma non sei... E insieme, sia per te che per lui, ok? Quindi adesso noi ci prepariamo,
andiamo a far colazione. Stasera. Stasera, sì. Andiamo a far colazione e poi ci avviamo verso il porto e faremo vedere la nave a tutti i nostri amici, ok? Sei contenta? È un palazzo, ragazzi, sì. Mamma, c'è una telecamera verso di te. Per forza, amore. Sono orrenda. Allora, anche ieri papà le aveva detto, ma la torta c'è? Ti ricordi? Mi ha detto, ma perché non prenoti una torta per domani sera sulla nave? E io gli ho detto, e tu che ne sai? E basta. Quindi avrà capito sicuramente. Perché fa sempre troppe domande, uffa! Comunque fa niente. Lui lo immagina, ma non sa del tutto. Io lo so. Tu lo sai, ma sì. Il nomastico. È il tuo nomastico. Perché per me c'è la torta. È una torta da sola per entrambi. C'è scritto su qualcosa, ok? E ci sarà scritto. È personalizzata, va bene? La mamma ha pensato a tutto. Ci vorrei andare sempre in crociera. E anch'io. Almeno restiamo 7 giorni. Anch'io ci vorrei andare sempre in crociera, ma c'è anche la scuola e non si può. Però è bella. È bellissima. Perché le valigie te le prendono loro. Amore, vuoi vedere il mare? Perché qua fuori si vede il mare. Perché ieri il signore... ci ha fatto venire prima le stanze e poi ci hanno fatto vedere fuori. Però non si vedeva il mare perché era buio. No, ed era nero. Ragazzi, amore. Vai, amore. Aspetta, amore, non ascoltami. Vuoi far vedere il bagno? Dai, andiamo a far vedere il bagno di questo B&B. Bellissimo, guardate che bello. Guardate che bello. Sì. Quello è un sapone, adesso mi lavo la faccia. Va bene, amore, facciamo andare in bagno Vanessina. Anche quello, sì, amore, ci sono delle cosine. Guardate che bello. Lo accendete e lo aprite. Lo aprite, non lo accendete, non è una luce. Che strano, se si apre un rubinetto esce l'acqua. Ma sai che solo qua succede? In questo bagno? Cosa? Che se lo apri esce l'acqua. No. Ah? Sei curiosa? Su, su. Tu Vanessa senza scarpe? Già hai freddo, mettiti le scarpe. Ani, guarda che fa freddo fuori. Si vede? Bello! Wow, è vero, guardate cuccioli, il mare che noi non vediamo mai, che abitiamo in mezzo alle risaie. Voi volete essere qua? Sì, però tu adesso entra, come nuvoloso. Oggi è nuvoloso, fa niente. Guardate, io non vedo l'ora di entrare sulla nave e lavarmi, farmi un bagno. Sì, qua in estate fai la colazione fuori. Bellissimo. Allora, bimbe, ci siamo quasi, eh? Sì, sono i vigili. Siamo in coda per il terminal per entrare nella nave. Curiosissime. Ah, Vane, sei agitata? Sì. Ti vedo agitata? Chissà dopo. Allora, bimbe, stiamo aspettando ancora che arrivi papà. Volevo farvi questa domanda. Qual è la cosa che più state sognando di fare sulla nave? Mangiare la crepa alla Nutella. Ma come mangiare la crepa alla Nutella? Ma anche il waffle alla Nutella. Ma ragazzi, ma la crepa alla Nutella la mangiate tutti i giorni. Anche il waffle alla Nutella, il gelato alla Nutella. Ma allora la prossima volta stiamo a casa e per una settimana... Però? Non so se possiamo, se voi bimbi potete soggiornare nella piscina al chiuso, però chiediamo tutto, non vi preoccupate, ai videogame sì, chiederemo tutto, speriamo che papi arriva presto così dobbiamo fare ancora il check-in, eh? Così ci vanno le due e noi intanto andiamo a giocare, così vanno che faccio vedere. Magari pranziamo, magari non è così brutto, magari la stanza dei piccoli, magari c'è una cosa da fare. No, ma poi vi farò vedere la nostra camera come sarà. Da, 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 da. Non cominciare a saltare, tre volte. Ok, salto. Voi 3 volte, io 0 volte. Questa è la tua prima volta. Ne faremo tante altre, amore. Tu ne hai fatta una, ma avevi 2 anni, eri piccina. Io ne faccio 100.000. Avevamo la suite. Avevamo la suite, sì. Brando, ciao. Io cado dalle scale normali. C'è papi. Ah, guardate un po' chi c'è. Avete visto chi c'è dietro di voi? No? Ma guardate un po' chi c'è. La nave da crociera. E noi saliremo qua. Quanto è grande? Tantissimo, guardate. Mamma mia, ragazzi. Un condominio. Sì, adesso andiamo anche noi.
E Vane, guarda dove siamo. Stiamo per entrare dentro. Anastasia, tu stai per entrare nel posto più bello che tu abbia mai visto. Esatto. Tu non hai mai visto una cosa del genere. Sei pronta? Sei prontissima a rimanere sbalordita? Sì. Ok. No, non possiamo perché siamo là. Fa niente, ma appena potremo, tutto suspense. Mancano pochi passi. Ma le valigie? Le valigie ce le portano già in camera, le troveremo lì. Siamo dentro, ma non del tutto, eh. Siamo entrati, adesso facciamo la foto con lo sfondo del mare. E poi vediamo. Colazioncina alle 11:30. Amore, le crepe le guardiamo ancora con queste crepe. Le guardiamo. Sì, amore. Poi dopo non mangio queste. Voi state sognando le crepe alla Nutella sulla nave da crociera. Ci siamo arrivati alla cabina, siete pronti? Vediamo un po' se si apre, pronta? No. Sì, yeah! Finalmente. Ok, prego. Aspettate che prendo le mie cose. Com'è, ragazzi? No, io sarò sopra. Ma io sotto. No, io sotto. Va bene. Ok. Qua c'è il letto. Sì, calma, ragazzi, calma. Però non ci sono le valigie. Oddio. Ti ho detto che abbiamo un super, super, super terrazzo. Guardate un po' cosa c'è qua. Qua ci sono due chaise longue sulla terrazza. E terrazza sul mare. Bello, vediamo tutti. Bello, siamo d'angolo, guarda. È bellissima. Che bella camera. Fantastica, amore. Mamma, io vado sul letto. Togli le scarpe. Io invece mi sdraio sulla chaise longue qui e mi sorseggio col papi oggi pomeriggio. Uno spumante, festeggiamo il compleanno di papà. Allora, dove sono le valigie? Non ci sono. Fai, signorina sdraiata fuori. Ti stai rilassando. Però io ti consiglio di mettere un giubbottino. Perché oggi il tempo è un po' bruttino. Ma dopo andiamo in piscina. Magari dopo ti porto. Se arrivano le valigie è un orario decente, però, Anastasia. Se no andiamo domani, eh. Guardate, ragazzi. Mm? Le persone in bagno. Sì. No, vabbè, questa è proprio una stupidaggine mega galattica di Costa. Ce l'hai in bagno, eh. Tu, guarda me. Cioè, in bagno. Vediamo Anastasia se la vedo. Vediamo se vediamo Anastasia. Ah, vediamo i piedini di Anastasia in doccia. Eccola! Poi è tutto sfocato, fortunatamente. Ma che storia. Io, ragazzi, dormo invece qua. Guardate qua. Dove dormi tu? Dormo adesso. Sì? Qua mamma e papà. Mi sì. Salva gente. Gente. E qua chi dorme? Io! Al piano di sopra, wow! Sei contenta? Sì! Sei tutta eccitata di nuovo, sì, eh? Dove sono le valigie? Le valigie non sono ancora arrivate, peccato, perché volevo proprio cambiarmi la valigia. È bello, ragazzi, così ci potevo mettere subito il costume. Ma sì, adesso vado a bermi un caffè. E dopo venite anche voi, mamma. Sono arrivate le valigie, si vede? Anastasia, cosa stai cercando in quella valigia? No, aspetta, chiudi gli occhi e girati. No. Voi siete già in costume perché tra poco andiamo in piscina. E Ani cosa sta cercando in questa valigia? Chiudi gli occhi. Perché oggi, ragazzi, non so se ve lo ricordate, io ve l'ho già detto più di una volta, ma è l'onomastico di Anastasia, il compleanno di papà William. Niente, Anastasia, mi sa che okay. Saltiamo. No. Girati. Allora non abbiamo. Aspetta, non abbiamo fatto in tempo a farti il pacco regalo perché ieri eravamo tutti vai, di corsa. Vai. Dai, buon onomastico, Ani! Fai vedere? Lo so. Ti piace? Sei contenta? Quando tu volevi portare le bamboline, io ti ho detto: ma lascia stare le bamboline. Perché arrivava la bambolina. Vediamo un po' la LOL. Contenta, amore? Quella che anche è la nostra. Aria, sì. Ok, adesso la mamma finisce di mettere in ordine le valigie e andiamo in piscina. Sì, tutte sì. No, sì. Mi dai la mano? No. Invece di stare sui social? Andate in piscina. Adesso andiamo a far merenda, eh? Che cosa volete per merenda? Crepa, waffles ci sono. Abbiamo visto dov'è il mondo Nutella ed è esattamente dove c'è la piscina. Quindi andiamo a far merenda, vai. Finalmente il momento migliore di tutta la giornata, eh? Wow!
ragazzi, guardate quanta gente c'è, la piscina è stupendo. Buon appetito, buona merenda. Vanessa o Anastasia, chi ha il coraggio di mangiare la nocciolina verde, gli regalo 50 euro. Ma la devi mangiare tutta, eh? Nocciolina al wasabi. Eh no, intera. Ce l'ho io, guarda. Boh, Anastasia ha perso la sfida. Vado? Yes. Vai Vanessa o Anastasia, vediamo, eh. Concentrati. Concentrati. Ah, ah, ok. Vanessa non ha vinto i 50 euro. No, 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 apri la mano. Vai Ani, tutta in bocca. Sii coraggiosa. Oddio, le piace. Non ti piace? È triste. È diventato triste. Tu l'hai mangiata alla fine? Mitica! Anch'io! Anche tu? Ma, sì. Ma no, ma siete bravissime! Allora, siamo rientrati per cambiarci per, per la cena. Stasera andiamo a cenare nel ristorante giapponese. Tirati su! Mi sembri un po' troppo eccitata. Tirati su! No, andiamo a mangiare al ristorante giapponese. E poi arriva una sorpresa. Shh, per papà, silenzio! Chi lo sa? Fatevi vedere un po' come siete vestite. In piedi. Belline. No, questo non mi piace. Slaccialo, anch'io l'ho tenuto. No, no, così lo rompi, devi... è un bottone, non è a clip. Ah, è a clip. Guarda, anch'io sono vestita come te. Siete anch'io. Bellissime. Anch'io. Andiamo a mangiare? Anche tu, amore, sei una bambolina. Lei è un'insegnante. Ti piace? Guardate che anch'io sono vestita come Vanessa e un po' come Anastasia. Andiamo a mangiare? Okay. Guardate che bello, vi piace il posto? Vanessa e Anastasia siamo seduti ad un tavolo grandissimo dove si siederanno anche altre persone. Sì, quello è per la zuppa, certo. Guardate che bello. Stai mangiando il ristorante giapponese. Vediamo un po' quale specialità del ristorante giapponese tu hai scelto. Pasta al ragù? Ma è una specialità italiana. È buona? Eh? Meno male, l'importante è che sia buona. Vanessina, cosa ti è successo? Ma possibile che ogni giorno, anche in vacanza, vi fate male? Racconta cosa è successo, amore. È entrata una scheggia, probabilmente di una bacchetta cinese o giapponese, quello cinese, che è. Giapponese? Scusa, nella mano, perché insomma dobbiamo sempre avere un problema, giusto? Allora, bimbe, la cena è terminata. Ora dovrebbe arrivare una cosa. Ma ancora? Ani, è il compleanno di papà e del tuo onomastico. Ho capito, ma non devi stare tu al centro dell'attenzione. Comunque, in ogni caso, ora dovrebbe arrivare una sorpresa per papà e Anastasia, ok? Io lo so. Auguri a te, tanti auguri a William. Allora, ascoltami, io quando ho telefonato gli ho detto che dovevano scrivere anche auguri William e Anastasia, però si vede che non ha capito niente, quella con cui ho parlato al telefono, e Anastasia non c'è scritto, mi dispiace, però fa niente amore, non è il tuo compleanno, è il tuo onomastico, la torta è anche per te, il regalo lo hai avuto e quindi va bene così, è il compleanno di papà, festeggiamo il compleanno di papà, va bene, eh? Amore... È soltanto una scritta, eh? Tutto ok, amore? Eh? Hai visto la torta però che bella? L'ho fatta fare? Tutta cioccolatosa come piace a te. Va bene? Dai, su. Quando sarà il tuo compleanno avrai la tua torta. Oggi è compleanno di papà e bisogna festeggiare papà. E tu sei stata comunque festeggiata per il tuo onomastico. Pensa che Vanessa l'onomastico non ce l'ha, quindi non riceve il regalino. Allora, siamo rientrate. Anastasia, ci sei rimasta male? Un pochino? Io ti prometto, ti giuro,
che avevo detto di scrivere anche il tuo nome, ma mi sa che non l'ha capito mica tanto bene. O non l'ha capito lei o non l'ha capito chi ha fatto la torta. O magari se no l'aveva detto, non l'ho sentito. No, aveva scordata di dire. Sì, però non si fa così, non bisogna scordarsi una cosa del genere. Senti, vi siete divertite oggi? Come primo giorno di vacanza ti sei divertita? Sì. Abbiamo conosciuto questi due bimbi che si chiamano, te li ricordi? No, Giovanni. Ma che Giovanni? Io sì, e Crino. Cristian? Ah, Cristian! E Lorenzo di Crotone, che è la mia città natale. Due bambini intelligentissimi e super educati. Comunque, allora, buonanotte. Diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale. Lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ci vediamo domani, buonanotte! Buonanotte.